Dunque, abbiamo fatto tutto il Tartaro disponibile fino ad ora. Persone ce ne abbiamo, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, abbiamo completato tutti i PS disponibili, usciamo da qui. Che c'è? È finito per oggi? Chiudiamola qui per oggi. Va bene, riposati e preparati per la nostra prossima spedizione. La prossima spedizione che però sarà quando si sbloccherà il percorso. Ok, vediamo cosa si può fare oggi. Madonna, sembri un vecchio. Ho ricevuto un messaggio. Ricevere messaggi nei giorni liberi. Alcune delle tue affinità potrebbero invitarti ad uscire. Passando il tempo con loro potresti stringere legami più saldi. Non potrai prendere altri impegni nel pomeriggio e dedicherai il tempo libero a quell'appuntamento. Se qualcuno ti invia un messaggio di invito non devi rispondere immediatamente. Se non risponderai entro fine giornata di cui ricevi il messaggio, però l'appuntamento non sarà più disponibile. E grazie al cazzo sei libero. Visto che oggi non c'è scuola, fammi sapere. Ok, visto che sei l'unico, potrei anche accettare. Devo vedere se ho la persona. Mi sembra che l'ho fatto un mago, però. Mi sembra che l'ho fatto il mago, proprio per uscire con lui. O comunque posso crearlo. Oggi non si va a scuola, ma va? Oh, anche il vecchio! Salute per il cervello. Come stai, Phoenix-chan? Qualche volta passa al negozio a salutare, va bene? Saluti! Ma la TV a cosa mi serve? Non c'è niente interessante. Forse serve per comprare i prodotti? Studiare in autonomia. Ok, non direi magari non di studiare anche la domenica. Oh, uno specchio. Vedi il volto normale allo specchio. Despite everything, is still you. Ci saranno i nostri amichetti fuori dalla porta che ci aspettano? Mi sa che no, eh. Cioè, non capisco come mai ci voglia ancora tanto, tra virgolette, per avere un rapporto con i nostri companion della squadra. Per 110 yen io ho deciso che tutte le bibite che troviamo io le compro. Saranno pochi 5 PS, però potrebbero essere salvavita letteralmente, anche solo per curarci. Va benissimo, cioè. È proprio quel poco necessario per riuscire a sopravvivere. Ah, e a proposito, dovevo controllare una cosa delle impostazioni io. Allora, prima di tutto devo modificare la musica di combattimento, che ho impostato su casuale, che così ogni tanto apparivano musiche nuove. E in questo gioco non c'è la possibilità di avere le musiche senza copyright, perché purtroppo un episodio mi è stato segnalato perché ci sono le musiche del film di questo gioco. Stai uscendo? Sì, ora vado. Beh, che ci fai ancora qui? Vai a divertirti. Oh, ma lui è strasocio. Probabilmente è uno che pensa solamente ai cazzi suoi, però è una brava persona. Normalmente quando non c'è scuola puoi fare ciò che vuoi. Puoi restare a studiare, uscire a divertirti. Scegli tu. Cosa fai tu nei giorni liberi? Nella maggior parte dei casi mi troverai al dormitorio. Io tendo a trovarmi più a mio agio sui libri piuttosto che là fuori. Vabbè, almeno lo sappiamo. Quindi abbiamo probabilmente qua i vecchietti. Io direi giriamoci tutto prima. Prima di decidere che cosa fare, giriamo tutto quanto. Onestamente anche per fare un giro alle varie macchinette. Tutto quanto quello che possiamo prendere lo prendiamo. Tanto adesso andiamo a vendere anche la roba. Un po' di soldi li abbiamo da parte. Ah, c'è Junpei. Che fai di bello? Nulla, tu? Ho appena mangiato. Tutto quell'esercizio del tartaro mi mette fame. Allora, quindi sì, qua ci sono i vecchietti. Coppia di anziani, Hierofante. Ce l'ho uno Hierofante, quindi. No, ma abbiamo il mago Jack Frost. E abbiamo Forza, che è Valkyria, quindi l'amica del club sportivo. Posso dirti che Angelo, se riusciamo a settarlo per bene, me lo tengo. Me lo tengo veramente. Cazzo, una sola debolezza, che parere mio si può curare tranquillamente. Che tra l'altro ho pensato una cosa. Al centro commerciale di Paolonia. Tra l'altro andiamo di nuovo dalla Volpe e ci facciamo copiare almeno una carta. Tanto voglio dire, se ce lo fa gratis, perché no? Chance di critico a un alleato. Io direi che se riusciamo a copiare questa e settarla per bene su alcune persone, non è male. Prego, prendi! Ribellione ottenuta, ti ringrazio. Ci vediamo. Dobbiamo ricordarci spesso di venire qui al santuario, soprattutto quando inizieremo ad ottenere carte magari un attimo un po' più potenti. E tra l'altro, in tutte le mappe, secondo me, è una buona idea girare per vedere se troviamo delle chiavi. Andiamo a Paolonia. Dicevo, secondo me, otterremo un computer portatile, anche se la vedo un po' lontana, quando aprirà questo negozio di antiquariato. Magari qua compriamo il computer portatile. Comunque, il sabato abbiamo detto che ci sono le offerte sulle medicine e per adesso siamo a posto. Però il lunedì hanno l'offerta sulle armi.
Iniziamo a vendere tutta la roba inutile. Tanto credo che non abbia nulla di nuovo lui. In persona 4 a un certo punto ero talmente pieno di perline che le vendevo direttamente per avere un po' di soldi in più. Che tanto io sono sicuro che questa zona qua dei dintorni della stazione, più avanti, ci sarà qualcosa da fare. Perché per adesso ci sono solo sti due stronzetti, ma ci sono due negozi là. Ma io voglio sapere se sto gatto posso curarmelo, poverino. Gatto debole, piccolino. Poi abbiamo comprato a fare, scusami, le pappette per i gatti, se no. Eccolo qua, infatti, guarda un po', una chiave. E niente, a sto giro purtroppo non abbiamo avuto fortuna sui PS. Che poi sono SP, io li confondo e dico PS, che alla fine sembrano i punti salute. Credo che possiamo quindi accettare di uscire con lui. Non lo so, non mi sembra sto gran confident, però dovrei rispondere. Ah, non, senza messaggio, peccato. Madonna mia, quanto sei sgargiante con quel giallo. Coso, guarda, finalmente ho il nuovo singolo di Mika. Non ha solo una voce pazzesca, ma sul palco è davvero scatenata, sai? Ehi, credo che sia la prima volta che ti vedo senza l'uniforme scolastica. Bene, sei un bel figurino. Non male, non male davvero. Ma potresti fare qualcosina per stare ancora meglio. Che maleducazione. Vabbè, sentiamo, tipo cosa? Oh, vuoi saperlo? Beh, per iniziare vediamo. Ecco, così, sì, ora stai meglio. Non mi mette le mani addosso. Tieni giù quelle mani, porca di quella puttana. Sei già carino di tuo, quindi se lavori sul modo in cui ti vesti non avrai più problemi. E sentirselo dire da uno che si veste militare e giallo, beh. Così poi potrai farmi da spalla per rimorchiare. Ecco. Sembra molto emozionato. Da oggi siamo molto più in intimità. Forse comprerò qualcosa di nuovo da indossare. Ti va se andiamo da qualche parte? Vabbè, tanto non è che abbia niente da fare oggi, quindi. Dopo lo shopping ho deciso di tornare al dormitorio. Ah, ma tutto qui, quindi non era neanche una giornata confident, era solo una giornata di uscire? Ah, mannaggia, vabbè. Bentornato. Ah, solo bentornato, ok, grazie. Ti dico una cosa, la velocità è cruciale sia nella box sia nel combattimento. Che tu debba sferrare un attacco o schivarlo, se sarai lento non ce la farai. Quindi mi stai dicendo che l'agilità serve per evitare i colpi dei nemici? Ehi, Starcoon, hai fatto provviste medicinali o roba simile? Probabilmente lo sai già, ma te lo dico per sicurezza. I negozi sono chiusi durante l'ora buia, per cui recupera tutto il necessario prima dell'ora buia, grazie. Meglio non ritrovarsi nel tartaro con qualche ferito o nessun rimedio, no? Tu sempre che mangi, stai. Sembra che la mia persona sia forte contro il fuoco. Contro il fuoco? Con il fuoco, scusa, usi attacco di fuoco, tu? Chiama i pompieri perché brucio di passione, tesoro. Comunque lascia pure a me i nemici forti. Me la vedo io con loro. Beh, oddio, non ha detto una cazzata. Perché per quanto sia un po' un coglione, è comunque il tank del nostro gruppo e usa gli attacchi fisici finché non avremo l'amico con i capelli bianchi qua. Che anche lui, penso sia bello forte. Probabilmente è forte a livello di Yusuke. Quindi è una via di mezzo. Per esempio, Ryuji era un bel tank, tirava belle slegnate. Comunque, qui abbiamo una bella selezione di cibo, che ci aumenterà sicuramente qualche statistica. Mentre Paulonia, che cosa possiamo fare oggi? Volendo potrei entrare anche al karaoke per aumentare il mio coraggio, eh. Diamo anche un'occhiata alla sala giochi. Tra l'altro, che premio c'è ancora? La bambola Jack Frost. Oh. Allora, calmi tutti, perché sprecare tutti i nostri soldi magari su questo, magari anche no. Però proviamo a farlo finché non vinciamo. Quanto perdiamo? Vediamo, ce la facciamo? Adesso vedi 10.000 yen. Vabbè, 1.000 sono 5 tentativi, ci sta. Ci sta. Per 1.000 posso accettare, di più magari anche no, dai. Game Parade, cosa dovrei fare stasera? Punch Boxer, la forza, l'agilità e la magia. Ok, direi di no. Giocare per aumentare una statistica di una persona non è produttivo, onestamente. Non è abbastanza produttivo perché ti fa perdere una serata per aumentare una sola statistica. Magari te la busta di tanti punti, però perlomeno in persona 5 li butti lì con l'incenso, sei tranquillo che quando ha finito l'incenso hai aumentato le statistiche, punto. E non perdi neanche tempo. Io andrei al Wild Duck oggi, sai? Dovrei passare la serata qui. Cosa aumenta? Che non mi ricordo. 1000 yen coraggio. Allora, il coraggio mi serve per per entrare dentro il club accanto allo Chagall Café. Ok, facciamolo. Mystery Burger, aumenta il coraggio. Ok. Per una sera posso accettare di entrare qua. Ho deciso di provare il nuovo hamburger. Un tizio del personale mi ha guardato con un'espressione mortificata prima di voltarsi. Con un pizzico di disagio sono riuscito a finire tutto. A parte che c'è una papera là.
coraggio. Ok, aumentato di 2 punti. Quindi, andare nei vari ristoranti, studiare o simili, ti aumenta le statistiche di 2 punti. E oggi è lunedì, quindi sconti sulle armi. Sento della gente parlare. 3, 2, 1. Ecco, appunto. Giorno. Ah, il lunedì mattina ho sempre un sonno assurdo. Oggi c'è l'ennesima assemblea mattutina speciale. Non abbiamo fatto una settimana scorsa. Sì, ti ricordi quel discorso pazzesco di Kirijo Senpai? Sembra che abbia ferito il presidente nell'orgoglio. Infatti ora vuole fare il discorso tutto suo. Davvero? Ma che cavolo? Perché ci tocca soffrire per appagare il suo egocentrismo? Che ti devo dire, sorella? La prima campanella è suonata. Via allora. Iniziamo l'assemblea mattutina. Bravo! Evviva! Viva il preside! Sì! Ah, mi aspettavo. Arigato! Esatto, sentiamo. No, credo che voglia fare un discorso per farsi bello e basta. Sentiamo. Shadow no koto toka kōchō ga shitteru wake nai. Nan ni shitemo amma nagaku naranai. Adesso perdiamo un'intera giornata per questo. Uchi no kōchō hanashizuki de yūmei da mon ne. Ecco, voleva fare solo proprio un discorso per farsi bello davanti a tutti. Dai, sentiamo. Allora, posso solo dire che comunque rispetto al preside di Persona 5, almeno questo c'è un po' con la testa. Vorrà anche farsi bello con un bel discorso davanti a tutti, ma bene o male, diciamo che ci tiene, si vede comunque. No, ho sbagliato, vabbè che tanto. Immagino già che cosa dovesse dire. Porca... non l'ho fatto apposta, ho proprio schiacciato start pensando che... Ah, va bene, colpa mia, perdonami. Madonna mia. Non vi ricordo il discorso di Kirijo Senpai? Guarda, anche avendo sbagliato sapevo che finivamo così. Scusami, preside, perdono, non mi bocci. Tanto voglio dire, immagino. Che bel discorso sarebbe stato. Ehi, Kirijo, ciao. Certo. Oh, e dai, devo andare a comprare le armi. Una richiesta speciale? Non è sicuramente uscire con lei. Non è sicuramente perché ci aveva chiesto intelligenza per uscire con lei l'altra volta. Però, aspetta, prima di... posso... Non mi ricordo, lui l'abbiamo visto, ha una faccia familiare. Bene, ripassiamo le funzioni quadrimetriche. Ve le ricordate tutti, no? A volte il grafico sarà una parabola, a volte un'iperbole. Ah, sono curve davvero splendide, ma nulla a confronto delle spirali paraboliche e iperboliche. Ah, sono spirali algebriche, non sono magnifiche? Dio mio. Ora vediamo se sai dare una risposta da un punto di vista matematico, Yori-kun. Quale delle seguenti non è una spirale algebrica? Ma io che ne so, un momento, come diavolo faccio a sapere una cosa del genere? Phoenix, tu lo sai quale tra queste non è una spirale algebrica? Sono andato a chiedere a un mio amico che è un po' più ferrato in matematica di me, mi ha detto che è la... Esatto, ben fatto. Questa è una spirale logaritmica. Quando la sezione aurea è il fattore di accrescimento, abbiamo una spirale aurea. Qualunque cosa tu dica, io tanto non ci ho capito un cazzo. Come suggerisce il nome, si può tracciare una spirale algebrica usando un'equazione algebrica. La B è una spirale aritmetica, la C è una spirale parabolica e D è un lituo. Sono tutte spirali algebriche. Però A è la spirale logaritmica, non è considerata una spirale algebrica. È una spirale comune che si trova in natura, come nelle conchiglie Nautilus o nei semi di girasole. Ma a qualsiasi dimensione la si guardi, la forma rimane più o meno la stessa. Si chiama autosimmetria. Ah, il movimento della spirale mi ricorda un po' il tartaro. Ah, solo a me. Ma comunque, grazie per l'aiuto. Oh, Starkun gli ha suggerito la risposta, è davvero intelligente. Sette i miei compagni che bisbigliano. Devo aver aumentato un po' la mia popolarità. Sono bello, lo so. Non spingete, signori. Ce la faremo ad aumentare tutto? Spero di sì, onestamente.
Se giochiamo bene le nostre carte, secondo me ce la facciamo. Secondo me ce la facciamo. Ah, sembra piuttosto impegnativo, non ne sono tanto sicuro. Ah beh, allora. Ok, tutto qua, perché io? Vabbè, vabbè, ci sta, ha ragione. Ha senso? Ok, non rispondiamole da stronzo, va bene, lo farò. Siamo stati abbastanza adulati. Lo so. Se dice, ma va bene, tanto ci rispetto, tanto ho già fatto, quindi. Ok, lo farò. Sembra che per unirmi al consiglio studentesco debba parlare con il prof Toriumi. Devo andare a dirle che mi unirò al consiglio studentesco, va bene. Pensa io, sto per morire. Va bene. Andiamo a farci firmare il foglio. Mitsuri è uscita dalla classe. Sembra che potrò unirmi al consiglio studentesco consegnando alcuni moduli alla sala docenti. Dovrei andare alla sala docenti. Ok, ma giusto per capirci. Ok, eventualmente posso andarmene a fare un giro. Però facciamo la cosa giusta. Aspetta un attimo. Ah, c'è il tipo dello sport. Beh, volendo posso farmi anche lui. Sono Miyamoto, abbiamo un nuovo panino, qualcosa per te. Oh, è certo, oggi è lunedì. Una cosa per te oggi. Considera un ringraziamento per tutti voi che lavorate con costanza ogni giorno. Bello! Il fatto che anche il poliziotto ci dia qualcosa è mica male, sai? Facciamo le cose con ordine prima. Quindi questa è l'aula del consiglio. E c'è un nuovo confidant. Però prima dobbiamo andare in sala professori. Professoressa, mi deve firmare questo foglio. Tienga. Chissà cosa succedeva se andavamo già nell'aula senza portarle il foglio. Ok. Ah, tutto qua? Cioè era solo proprio formalità letteralmente questa? Ora posso accedere all'aula. Ah, ok. No, serviva per entrare. Non c'è la mia amichetta del club sportivo? Oh, che sfiga. Certo, dovrei anche concentrarmi in teoria su tutti i confident che abbiamo. Però dobbiamo iniziare a farne anche di nuovi alla fine. Dobbiamo bilanciare nel modo corretto i rapporti vecchi e i rapporti nuovi. Tra l'altro oggi è lunedì, volendo possiamo lavorare allo Chagall, così aumentiamo le nostre statistiche. Ho avuto il permesso, dovrei presentarmi. Entriamo. Ah, ho capito chi sono tutti e due. Lui l'abbiamo visto il primo giorno, anche lei, però lei c'era già anche nel quarto gioco. Odagiri. Ok. Ciao. Piccolina. Non ti preoccupare, piacere di conoscervi, farò del mio meglio. A lui non fregava niente, dovevamo dire la seconda. Modestamente. Credo di aver fatto una buona impressione a Odagiri. Mi sono unito al consiglio studentesco e ho conosciuto altri membri. Allora, il consiglio serve per avere Odagiri. Di conseguenza dal consiglio andiamo anche su di lei, come abbiamo fatto con quello dello sport. Quindi tu sei l'imperatore. Ok. Waruma Nanji. Nanji Vavaru. Quanto è lenta Elizabeth però, madonna mia. Nanji. Ecco. Ogni volta che creerai una persona dell'imperatore. Tra l'altro chissà che potenziamento ci dà del Tartaro la sua carta. Però sono sempre più convinto che i confident in questo gioco non ti diano potenziamenti. Il terzo capitolo credo sia abbastanza, passatemi il termine, grezzo rispetto agli altri due personaggi successivi. Quindi già il quarto, ogni confident ti dà un potenziamento non troppo sgravo, ma un potenziamento. E in più lo shuffle time è stato migliorato. Nel quinto capitolo
i Confident ti danno un potenziamento ogni 2-3 stat, ma non è più lo shuffle time. Però c'è l'incidente di fusione che ti fa le cose, l'allarme, che c'è modo di aumentare sempre più le tue persone. Ogni capitolo, secondo me, prende ed evolve quello che ci avevano quelli prima. Sì, signora. Ok. Perfetto. Va benissimo, lo farò, ci penserò. Lunedì, mercoledì e venerdì. Ma non ci vediamo prima degli esami, ok, ovvio. Questa cosa c'era già anche nel quarto capitolo. Quindi ogni 2 giorni. Grazie per avermi invitato. Nuovi Confident fanno sempre comodo nella nostra cerchia di amicizie. Che si dice, coso? Ah, giusto, so che forse entrare a far parte del consiglio studentesco. Kirijo Senpai, vuoi davvero accogliere questo scansafatiche? Non lo costringo, ma se la sua etica lavorativa ti preoccupa, perché non ci vieni anche tu? Oh, grazie della proposta, ma no. Mamma mia, quanto mi stai sulle palle, Junpei. Cos'è quello? Una specie di PSP? Scusami un secondo. Forse ho visto male io, ma credo che sia un gioco vero. Potrei sbagliarmi e forse andare troppo in là con la testa, ma a me sembra Persona 4 Arena. Però potrei sbagliarmi ed essere un semplice gioco di combattimento. Consiglio studentesco, Sembra proprio uno spasso. Ma no, grazie. Nessuno te l'ha chiesto. Come preside del consiglio studentesco ho molto da fare. Infatti è piuttosto raro che abbia del tempo per riposare. Non avrò sempre bisogno del tuo aiuto. Ma passa nell'aula del consiglio studentesco quando puoi. Non vedo l'ora di collaborare con te. Allora, però comunque è abbastanza amichevole. È un po' distaccata perché c'è cacchi suoi, però è amichevole alla fine. Prima di tutto, è lunedì, andiamo. Hai giocato in sala giochi, hai lavorato allo Shagal, serata karaoke, studiato nella tua stanza, Shagal caffè, Wild Duck, cucina a cazzo e dormito nel tuo letto. Ma davvero c'è chi spreca, tra virgolette, la serata andando a dormire? Vediamo che cosa ha da offrirci il nostro amico poliziotto. Quindi gli sconti. Vediamo le armature stasera, che è la cosa più importante. Questo ci aumenta l'agilità. Potrebbe essere comodo sia per me che Junpei al momento. Le scarpe invece ci aumentano la forza. Ok, farei a Yukari queste qua per la difesa, mentre le scarpe ci aumentano la forza. Ok, le scarpe le prendiamo io e Junpei, a lei aumentiamo l'illusione, che così evita di farsi colpire. Beh dai, non abbiamo speso moltissimo stasera, ci sta. Ok, visto che possiamo guadagnare e aumentare le statistiche, Shagal Caffè oggi sia lavoro part time. Ecco fatto. Oh, magari i lavori part time fossero così nella vita reale. Un uomo d'affari ubriaco è entrato e se l'è presa con me, ma ho fatto del mio meglio per gestirlo. Quindi abbiamo aumentato il nostro fascino. Ecco la paga di oggi, non sprecarla. Tieni. Grazie. Fascino e coraggio aumentato. Ottimo, cioè allora aumenterà forse di un solo stack entrambi. Però meglio che nulla, sono due cose assieme alla fine. Fare uno solo te ne dà 2, fare 2 assieme te ne dà 1 a testa, quindi è buono in entrambi i casi, punto. Si sta facendo tardi, dovrei tornare al dormitorio. Peccato che non ci dicono niente sul lavoro part time della serie, ho visto che lavori part time, bravissimo. Sento gente che parla? No. Buongiorno, ti sei ambientato nella nostra nuova scuola? Certo. Ho già fatto amicizia con un sacco di gente. Capisco, le tue capacità di adattarti a un ambiente nuovo è notevole. Comunque, se dovessi avere bisogno di me, il più delle volte mi troverai nella sala comune. Tuttavia, se avrò impegni, non ci sarò. Se non sono al dormitorio di notte, dovrai rimandare l'esplorazione un altro giorno. Ok, quindi se lei non è presente, non si entra. D'accordo, spero che tu capisca. Certo, certo. Per oggi le lezioni sono finite. Ok, amico maghetto e amico dello sport. Vediamo se c'è qualcun altro. Ok, nel corridoio c'è tipa nuova. Ok, la tipa dello sport ancora non c'è, peccato. Eventualmente c'è Iwato Dai con i vecchietti, però punterei a farmi un'amica nuova. Sono confidanti in più comunque. Però prima andiamo al santuario. Mai dimenticarsi del santuario. Possiamo sfruttarlo per avere un bel po' di cose. Ti conviene venire? Oh, mi dispiace, ma devo farmi nuovi amici. Cioè, ti capisco, Fra, però che cazzo. Ha ragione, ha ragione. E se domani non c'è nessuno di nuovo, io ti dico, lo facciamo. Eccola qua, ciao. Caruccetta lei. Lei è veramente caruccetta comunque. Quelle tipe con gli occhiali a me, porca miseria, mi fanno impazzire. Oh, Star-san, che vuoi? Niente, in verità, volevo solo parlare. Non ho nulla di cui parlare. Oh, mi dispiace. Tutto qui?
Non penso che voglia parlarmi di nuovo, dovrei riprovare un'altra volta. Oh, va benissimo. Va bene. Andiamo in aula e andiamo a fare un po' di sport oggi. Devo andare a prendere la persona, però aspetta. Stasera, se non abbiamo niente da fare, vado davvero di nuovo allo Shagal Caffè. Hai passato il tempo con la coppia di anziani e con Tomochika. Biblioteca, Agakure Ramen e karaoke. Secondo me c'è qualcuno che ignora al momento totalmente i confidant per gestirsi le varie statistiche. Magari prende meno confidant adesso, se li prende più avanti, e una volta che le statistiche aumentate, se li fa tutti tranquilli. Andiamo nella stanza di velluto. Tun 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 tun. E tra l'altro abbiamo ottenuto anche dei nuovi confident, quindi ci darà anche delle chiavi. Ti prego di accettarlo, un frammento del crepuscolo, ok. Volevo vedere un secondo anche le fusioni speciali. Olla, Satanael, per creartelo devi usare anche la tua persona Orfeo. E hai bisogno di Michael, Thanatos, Satanan, Ellel e Lucifero. A parte Orfeo, sono tutte quante persone infernali. Beh, oddio, anche Orfeo però ha senso. Orfeo ha senso. Volendo Arsène, al momento non lo voglio fare perché ovviamente non abbiamo le carte o comunque persone con le abilità adeguate. Però Arsène, se lo vogliamo creare con super mega oscurità che è cumulabile, se gli buttiamo anche le altre due statistiche che aumentano l'oscurità, diventa la persona oscura più utile che ci abbiamo. A noi ci serve un carro, però di nuovi carri non ne abbiamo. Quindi evochiamolo e andiamocelo a prendere. Allora, il carro, eccolo qua. Seiten Taisei, che è la persona di Ryuji. Che volendo fare un po' le merde, potremmo anche prenderlo per non spendere soldi, visto che siamo un po' poveri. Abbiamo ancora due slot liberi, e volendo ci possiamo liberare di Ioanna e Vanadis quando vogliamo. Ma secondo voi, anche nel gioco originale, queste persone avevano così tante resistenze e poche debolezze? A parte che sono sicuro al 100%, perché sì, che le abilità di luce e oscurità nel gioco vecchio, appunto come persona 4 golden, erano solo insta-kill, punto. E mi sembrerebbe strano che una persona come Angelo avesse come unica debolezza solo l'insta-kill e tutto il resto no. Cioè, anche Chimera l'unica debolezza è l'oscurità. Jack Frost ovviamente è il fuoco. Però sono persone deboli ancora, sono le primissime persone che troviamo e hanno solo una debolezza. Comunque, tanta roba e facilmente sistemabile la cosa. Andiamo a fare un po' di atletica oggi. Sento che aumenterà il nostro rapporto grazie a Chimera. Potrei avvicinarmi di più a Miyamoto. Dovrei incontrarmi con lui. Vai. Ok, Miyamoto. Ehi, finalmente le lezioni sono finite, eh? Stai andando ad allenarti. Vogliamo andarci insieme alla pista? Ma certo, andiamoci. Trascorri del tempo con la squadra di atletica. Musica per le mie orecchie. Non posso farmi sempre mettere in imbarazzo da te. Devo fare sul serio. Vai, Ryuji. Oh, sì. Bene, ancora una volta. Vai, fammi vedere. Tu hai un problema. No, aspetta. Mi stai dicendo che hanno riutilizzato lo stesso problema per questo personaggio, che appunto è più vecchio, anche su Ryuji? Cioè anche Ryuji, squadra di atletica, ha problemi col ginocchio. E che cazzo. Vabbè. Lui ha un problema fisico. Ryuji ha avuto un problema esterno. Ha senso, entrambi sono due storie diverse, però entrambi sul ginocchio, che cazzo. Certo. Come volete, ragazzi, ci penso io. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Non devi sforzarti. Digli così lo farebbe stare peggio, quindi starei bene? Solo un po', un pizzico di anemia per dare un po' di brio alla vita, no? Ok. Prenderti la pausa suona sbagliato, quindi guarirà. E che ne so, mica son medico. Bravo. Ok. Ok.
Mi ricordo una storia alle medie che era successa uguale, più o meno, per gli allenamenti più che altro. Vai tranquillo, Fra. Ti copro io. Conti su di me, sento che il nostro legame si sta rafforzando. Pom, pom, pom. Carro livello 3. È la persona che abbiamo più avanzata al momento, se non sbaglio. Nah, voglio accompagnarti. Ho salutato Miyamoto e sono rientrato dopo l'allenamento. Ah, mi aspettavo di vedere l'altra ragazza, onesto, della serie. Come sta? Ehi, ciao. Okay. A proposito, la linea internet devastata dalle ombre questo mese sarà riparata domani. Se hai un computer nella tua stanza dovresti riuscire a connetterti. Con questo direi che abbiamo riparato tutto quanto. A parte, chiaramente, la cassa toracica di Akiko. Madonna mia. A proposito di internet, ti piacciono i giochi online? E come? Ottimo! Cavolo, questo devi provarlo per forza. Si chiama Innocent Sin Online. Sword Art Online, sì, reference. Io ero super preso, ma poi mi sono stufato. Provalo. Gioco online. Vedi di non perdere tempo con queste stupidaggini, eh? Ma io non ce l'ho un computer. Il computer è qui, scusami. C'è un computer chissà se è di qualcuno. Ho sentito che molti videogiocatori adorano Innocent Sin Online. Beh, visto che domani è un giorno festivo, dovresti giocarci anche tu. Sicuro ci giocheremo. Proprio della serie potrò usare il computer, usciremo, andremo a prendercelo, qualunque cosa succederà, e giocheremo online. Allora, cerchiamo lavoratori urgentemente. È molto frequentato, ci serve l'aiuto possibile. Nessuna riesperienza richiesta, porca miseria. Scusami un attimo. Alexa, quanti euro sono 2500 yen? Valgono circa 15 euro e 53 centesimi. Porca troia, per una serata 15 euro però? Cazzo, è quasi sfruttamento. Forse mi sono appena ricreduto su quello che ho appena detto. Però scusami, aspetta. Ci serve il computer per entrare qui ancora, non ce l'abbiamo, ce l'avremo da domani. Vuoi vedere che i software che ci regalano, che possiamo comprare, aumentano statistiche in base a che software usiamo? Tipo ci sarà quello che ci aumenta il fascino per la bellezza, queste cose qua. E niente, direi proprio di andare allo Chagall, sai? Se ci sono le serate di pieno eccessivo, magari ci aumentano le statistiche ancora di più. Magari ci danno anche più soldi. Ecco, lo sapevo. E il locale pieno dovrà essere ancora più efficiente del solito. A me voglio una tazza di caffè. Ho offerto il mio aiuto a un altro membro dello staff ed è stato ripreso per aver sbagliato un'ordinazione. Pur essendo impegnato, ho risposto sinceramente alle lamentele del servizio lento. Oltre al solito stipendio ho aggiunto un piccolo bonus, grazie per l'aiuto all'ora di punta. Quanto? Non ho visto. Quant'era? Fascino e coraggio. Ok, quindi con le giornate di pieno ci guadagni solamente più soldi. Non statistiche. Che però, per carità... Abbiamo guadagnato in due giorni 5.000 yen, che per carità sono 30 euro, Si sta facendo tardi, dovrei tornare al dormitorio. Che poi dipende quante ore sono, perché cacchio, se sono anche 3 ore 15 euro, non è tantissimo, ma... Giorno festivo, che festa è? Il giorno dello Showa, non si va a scuola. Ora che ci penso, finalmente hanno acceso internet, potrei provare il gioco che mi ha dato Junpei. Quindi la sprechiamo così la giornata? No, ha detto potrei, e il computer no, ce l'hanno dato già di per sé, ok. Nuovo confidant, amico online. Vediamo. Caro Phoenix-chan, come stai? Passa al negozio a salutare, ti va? Nuovo confidant o confidant vecchio per stare tranquilli? Devo gestirlo meglio il tempo fra i vari confidant. Ecco, ora possiamo, perfetto. L'internet bar Manga Star vende software per PC. Con il computer condividi la sala comune, il primo piano, puoi avviare il software che hai acquistato. Ok, quindi di sotto utilizziamo i programmi. Fanbook di Umiushi ha un codice membro per accedere al sito ufficiale, ok. Mentre di sopra nella nostra stanza giochiamo per i fatti nostri. Affascinare le persone, bellezza. Inglese tramite diapositive, quindi aumenterà la conoscenza. Tanto non devo comprare armi o altro, abbiamo già comprato tutto quello che c'era da comprare. Vai. Ok, andiamo a farci un nuovo amico. Però prima voglio vedere solo una cosa del computer qua nella sala comune. Ovviamente ci farà perdere
il tempo, però... Vuoi cercare qualcosa? L'uso del computer è libero, l'internet è intornato, quindi usalo pure quanto vuoi. Posso confermarne prestazioni e archiviazione, puoi anche installarci software aggiuntivi. Tuttavia, ricorda che di tutti. Probabilmente dovresti evitare di installare il gioco che ti ha dato ieri Iori. Non conosco i dettagli, ma ho sentito che registra la tua conversazione privata. Wow. O avviare software che hai acquistato. Tutti i software possono essere usati una sola volta e possono essere acquistabili all'internet bar Manga Star. Ok, quindi sono... accumulabile. Come molte attività, anche l'uso del computer occupa una parte della giornata. Sullo scaffale c'è un pacchetto, prendi pure in prestito. Corsi privati digitali. Però non mi fa fare ricerca, nel senso ti serve il software per fare la ricerca. Cioè non è che come il computer di Persona 5 che andavi e compravi online. Va bene, andiamo a farci un nuovo confidant. Però dobbiamo gestire tutti i confidant vecchi anche. Giocare online, puoi usare il computer Innocence in online. Toglierà il tempo ma potresti incontrare nuove persone. Pensa un po', chi l'avrebbe mai detto? Studia un po' e gioca online. Giochiamo online. Credo che passerò la giornata a giocare online. Ma sì, voglio dire. Autunno, anno 1990X. Ho ricevuto un messaggio. La realtà non è che una serie di eventi e di attori che recitano ciò che ritengono sia reale. Quando accettiamo questo fatto, il nostro mondo diventa reale come qualsiasi altro. La realtà non è che il riflesso dei nostri pensieri e delle nostre aspettative. Ma se in realtà fossimo semplicemente noi riflessi dello specchio di qualcun altro, sei pronto a guardare oltre lo specchio per scoprire la verità? Non capisco... Aspetta. Sono nel dungeon, è il gioco di Persona all'interno del gioco di Persona, va bene. Sono nel dungeon di Shinagawa, non vedo altri giocatori. Si sta avvicinando una ragazza vestita di rosso. Come va, XD? XD? Porca troia. Come ti... Ah, aspetta, sei un nabbo, sì, vero? Dio mio, oh, il 2009. Oh, wow, non è ancora manco finito di creare il PG. Quindi la storia della nuova skin base era vera. Con la patch ho perso questo bel costume. Non che abbia portato chissà chi. Mi sa che ci siamo solo noi due e un mortorio in questo MMO. Benvenuto nel gioco, è bello vederti. Faccina gattino. Non è più popolare? Scusa, ho fatto metaplay. Dovrebbe essere il nostro alter ego, giusto? Sì! Beh, come chiamerai il PG? Leggo solo nessun dato. Ehi, ho un nome per te. Ti piace Tatsuya? È perfetto. Imo, io lo cambio in Maya, ok? Hai un déjà vu? È una buona idea, d'accordo, ci sto, cambiamo nome. Oh, really? Pazzesco! Non l'hanno giocato in molti. Beh, se vedi dei Joker, salvami, ok? Boh, vabbè. Comunque, di solito sono qui nei giorni liberi. Per cui, se ti annoi, possiamo livellare assieme. Stare soli è uno schifo. Va bene. Ho conosciuto una giocatrice che si fa chiamare Maya. Ah, vabbè. Ovviamente col volto coperto. Secondo me scopriremo più avanti che è qualcuno che conosciamo. Sicuramente. Ho una mezza idea, perché il modello sembrava, però vabbè, potrebbe essere anche... Riceverai una benedizione quando creerai le persone dell'eremita. Vabbè, ci sta, è online, è lontano, è eremita. Ci sta, dai. L'eremita. Scusa, vado. Ricorda, pensa positivo. Traesto! La giocatrice Maya si è scollegata. Ho deciso di scollegarmi anche io. Vabbè. Giocare un gioco dei dungeon all'interno di un gioco dei dungeon è come giocare a Cooking Mama dopo aver lavorato nel ristorante. Ehi, come butta? Hai giocato a Innocence Inn? Ah, ci sei solo tu oggi? Che leggi? Cavolo, non è tornato ancora nessuno. E domani c'è pure scuola. Beh, suppongo che non andremo nel tartaro allora. No, ci andiamo. Già, proprio così. Sì. D'accordo allora, è ora di coricarsi. Ti immagini se gli dicevamo no, ci andiamo, porco di quel cazzo? Giochi e posizioni part-time online. Online, sì, aperte. Ok, beh, sai che però anche andare al computer sarebbe una buona idea. Ma visto che ci siamo, ci guadagniamo e ci aumenta delle statistiche, io continuerei proprio ad andare allo Shekal Caffè. Per questi 3 giorni che c'è, voglio dire, sfruttiamolo almeno, no? E tu? Che ci fai qua oggi? Io
Oh, ti serviva qualcosa dalla stazione di polizia? Ho appena finito di salutare Kurosawa-san. Ho dato un'occhiata delle armi già che c'ero. So che ti occupi tu dell'equipaggiamento, ma ogni tanto non fa male controllare cosa c'è a disposizione, sai? Beh, non vedo l'ora di vedere un nuovo carico di equipaggiamenti. Quello anche io, perché abbiamo solo roba che ormai abbiamo già comprato, quindi... Andiamo allo Shagal. Diventeremo store manager se continuiamo a lavorare qua, porca miseria. Tanto sono 2500 yen. Al momento è... poco, ma bene o male è utile. Ho trovato un brutto insetto e l'ho tolto, lo so. Ecco qua, tieni dei soldi, vai via. Scusami, no, ci tratta bene lui comunque. Fascino e coraggio. Mi chiedo quanto ci manchi per aumentare almeno una statistica. Credo che purtroppo l'unica che è in più indietro delle tre è sapere al momento. Però ci arriveremo. Giovedì. Vediamo. Sento della gente che parla. Video. Ho passato tutto il giorno libero all'internet bar. Lì puoi giocare ai videogiochi, infatti ne ho provati un bel po'. Sapevo già che lì vendono software per il computer, ma non credevo che si potessero provare nelle salette private. Però è sempre così affollato che mi passa la voglia di andarci. Cioè, vai tranquillo, mi stai dicendo dell'internet bar che ho già fatto, quindi ho già comprato. Ho già fatto tutto, non vi preoccupate, grazie del consiglio. Sono Edogawa e vi insegnerò... Oh, possiamo chiamarlo apprendistato integrato. Il mio obiettivo è ridurre parte dello stress degli studenti. So per certo che ne accumulate fin troppo. Consideratela una psicoterapia attraverso la magia. Sì, esatto, calmi, non parlate. Ho detto silenzio. Vi è sorpreso sentirmi parlare di magia? Beh, questo è uno studio di recente pubblicazione, quindi non è ancora molto conosciuto. Tuttavia, coloro che credono saranno salvati. In parole povere, la massima espressione è dell'effetto placebo. Pertanto, credete nei risultati dei vostri studi e prima o poi arriveranno. Bene, iniziamo la prima lezione, dalla base della magia. Chi può usare la magia e chi no? Sembra un valido punto di partenza. Alcuni di voi penseranno che la magia permette di fare qualunque cosa. Fare scherzi alla gente, vendicarsi dei nemici. Beh, se pensando alla magia quelle sono le vostre prime cose a cui vengono in mente, ve lo dico subito, non la imparerete mai. Vale sia per la stregoneria orientale che per l'occidentale. Coloro che possiedono un cuore malvagio resteranno impotenti e finiranno in rovina. C'è anche un altro aspetto chiave per imparare la magia. Si tratta del maestro. I praticanti devono sempre aspirare a raggiungere i traguardi dei loro predecessori, soprattutto se sono interessati alla magia di alto livello. Senza l'istruzione attenta di un maestro, però, l'apprendimento delle arti diventa impossibile. Una volta iniziato l'addestramento, vivrete in due mondi nello stesso momento, il mondo reale e il reale oscuro. Se perdete la capacità di distinguerli, andrete incontro a un vero disastro. Ecco perché la guida di un maestro è fondamentale. Detto questo, passerò alla meditazione, una pratica standard per l'addestramento magico. Ora, eccovi delle dispense. Wow, ho sonno. Sai che quasi quasi... Va bene dai, restiamo svegli. Iniziamo ad aumentare un po' la nostra conoscenza. Il nostro tempo è scaduto. Se siete interessati alla pratica, stanotte, quando sarete a letto, provate a meditare della vostra giornata. In modo dettagliato, ripercorrete tutti gli eventi accaduti, come se riavvolgeste il tempo alle vostre mente. Se arriverete a farlo senza errori, potreste anche avere la capacità di diventare degli ottimi maghi. D'accordo, è tutto per oggi. Sono rimasto sveglio per ascoltare la lezione. La conoscenza aumentata. Poteva aumentare il coraggio, d'altronde, onesto, è stata una rottura di palle sta roba, però dobbiamo aumentare tutto in modo progressivo. Oggi le lezioni sono finite. Ok, abbiamo amichetto che vuole rimorchiare, amichetto dello sport. Andiamo a vedere se c'è quella del primo anno. Sì, eccola, vediamo se ora ci parla. Star-san, per quanto è successo l'altro giorno... Oh, un po' esagerato e volevo solo chiederti scusa. Divento nervosissima quando parlo con la gente, anche se so che devo fare qualcosa. Soprattutto quando parlo con i ragazzi, penso solo a scappare in situazioni simili. I maschi sono a metà della scuola, i maschi sono la metà del mondo. Io sono un maschio. Lo so, per questo ora sono così nervosa. Scusa, so che non posso svolgere i compiti del consiglio se faccio così. Devo impegnarmi di più per superare questa fobia. Brava, hai ragione. Grazie, prometto di dare il massimo. Parliamole un'altra volta. Però dai, abbiamo già scavalcato un altro gradino per migliorare la sua condizione. Oh, bastasse così poco per migliorare la gente. Ma la nostra amica dello sport appare solamente quando non è disponibile il club sportivo. Oh, c'è Odagiri. Però non abbiamo imperatori, vero? Ok, quindi lui si trova qui oppure nell'aula del consiglio studentesco, immagino.